insieme a voi. Stasera abbiamo l'onore di avere qui per Giorgio Onizzi, e lo ricorderemo un grande applauso. Barbara Renza, e salutiamo anche lei con un bel applauso, che dice una della cultura molto grande a Porte. Ringraziamo tutti e due, per questo la settima luna, Rizzoli, e saluti vostri, buona presentazione. Allora, buonasera a tutti. La settima luna è stata per me una vera e propria rivelazione, questo libro, perché io sono una lettrice di gialli da quando ero piccola, insomma, veramente. E ho notato che in questo giallo c'erano talmente tanti elementi, dal noir al giallo introspettivo, al thriller, alla trama perfettamente orchestrata, alla caratterizzazione dei personaggi, che per me, come lettrice e come bookstagrammer, mi ha fatto pensare ad un romanzo giallo poliziesco assolutamente perfetto. Questa è stata la mia, i miei primi pensieri dopo aver letto questo libro. E soprattutto una cosa, notavo, la caratterizzazione dei personaggi. Nel thriller spesso è purtroppo, ahimè, un elemento secondario, cosa che assolutamente nel tuo libro non è. Ed è ciò che, almeno per quanto mi riguarda, ha reso davvero avvincente il libro. Vuoi dire qualcosa sulla trama e sulla caratterizzazione dei personaggi? Poi parliamo di strega, perché ho un amore particolare per lui, quindi per favore, dopo c'è una cosa a parte. Allora, intanto buonasera di voi, grazie di cuore per essere qui, grazie ancora Barbara. Grazie a te. Per la tua disponibilità, faccio rinnovo i miei auguri alla libreria per questo compleanno così speciale, soprattutto essere nel giorno di festeggiamento qui fisicamente, ma c'ero col cuore, ti faccio i miei auguri veramente dal profondo del cuore. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal personaggio, dalla caratterizzazione. Quello che tu dici è vero. Direi quasi che i giallisti, o comunque chi si occupa di chi scrive letteratura di genere, si divide in due gruppi. Le persone si dividono in due gruppi. Chi segue tantissimo la trama e parte dalla trama, o chi invece parte dai personaggi. Posso aggiungere che tu sei partito da entrambi? Io sono partito da entrambi, però con la convinzione sempre che il personaggio è la storia. Sempre. Il lettore si appassiona al personaggio, tu puoi avere un libro molto adrenalinico, bellissimo, pieno di colpi di scena, tutto quello che vuoi, però se tra 5 anni chiedi a un lettore di raccontarti quella trama, magari non te la sa raccontare così nei dettagli, però si ricorderà sicuramente del personaggio, se il personaggio è stato un personaggio riuscito, ben costruito. Quindi quello per me è primario, perché soprattutto quando hai i romanzi seriali devi fare il lavoro sui personaggi, anzi ti dirò di più, quando stai scrivendo una serie devi lavorare in maniera diversa sul personaggio, perché il personaggio non deve caricarsi sulle spalle il peso di una singola storia, ma di innumerevoli storie, quindi devi architettare per bene il suo percorso e anche un'evoluzione, come ad esempio Strega è nel pieno della sua evoluzione, poi vediamo il futuro, però questo è il quarto di 13, giusto? Sì, originariamente era un progetto che contemplava 13 romanzi, la serie di Cantelli. Adesso la serie di Cantelli è stata poi globata dalla serie di Alba e Para, e quindi è diventato un tutt'uno, un procedono assieme. Quindi è probabile che saranno di più, qualcuno di più. Ah, fantastico, ma una serie TV per esempio? Ci stiamo lavorando, può essere... Necessariamente, si presta benissimo la serie. Grazie, sei gentilissimo. Diciamo che sono stati opzionati i romanzi di questa serie, vediamo come andrà. La TV, il cinema non sono mai delle... non è mai un porto sicuro, ecco, a volte può andare, a volte non può andare. Io intanto scrivo, che è la cosa che mi piace fare, quello che so fare.
poi vedremo, speriamo che lo racconto altrimenti perderò anche la respirare. Anche perché la letteratura è davvero un porto sicuro per i lettori. Per i lettori io sono un grande lettore di sicuro, però anche per chi scrive, per me è sempre un porto sicuro, nel senso del mio mondo è quello che so fare, quello che ho cercato di crearmi, fare corsi, di studiare per fare questo di mestiere, di vado del mondo, quindi spero davvero di poter continuare proprio bene. Non c'è assolutamente dubbio su questo. Ti ho interrotto sulla trama. Abbiamo quindi due filoni. Da una parte Strega, la nascita di questa unità investigativa, e dall'altra parte la scomparsa di una ragazza. Sì. Questa ragazza mi ha colpito molto perché era la classica brava ragazza, incredibilmente perfetta. Ragazza perfetta, studentessa modello, fidanzato perfetto, troppo perfetto. Ci puoi giurare. Una pagina che mi ha veramente subito messa in allarme. Dicevo, ma certo, è davvero la classica ragazza che sembrava uscita da una pista patinata, la cheerleader. Questo è come, sì, iniziano a chiamarla, cioè se fosse nata in America quella ragazza, sì. Teresa Poletto, probabilmente sarebbe stata una cheerleader. È una situazione da Twin Peaks, cioè tu vedi una situazione idilliaca, quindi questa ragazza bravissima, si laurea in medicina perfettamente, senza perdere né un mese, massimo dei voti, fa volontariato, cantare ancora la cosa di Garlasco. Garlasco. Città della quale però ne parleremo, scusami. Sì, ok. Quindi troppo perfetta. Perché? Perché il romanzo, al di là del giallo, adesso vi dico due parole sulla trama, ovviamente senza spoilerare niente, però è un romanzo che parla molto dell'apparenza e della parità, che è uno dei mali, forse, del nostro periodo storico. Quindi lei appare in modo, ma in realtà probabilmente non è così perfetta come pare la tifone. La storia inizia, come ha detto Barbara, in Sardegna, dove Strega e la sua squadra stanno festeggiando la nascita di questa nuova squadra speciale, e lo fanno in uno dei luoghi più belli della Sardegna, il Supramonte Santo, nella zona di Oliena. Lui ha fatto questa sorpresa alle sue due spettrici, che avevano questo soggiorno in questo hotel meraviglioso, secondo me. Eva e Mara, delle quali poi parleremo, perché certo. C'è tanto da dire su tutti. Sì, sono le sue, ormai sono le sue più fide collaboratrici, oltre che amiche, e magari anche qualcosa di più, ecco, un uomo che un po' viene destabilizzato da queste due ragazze a cui è legatissimo. Comunque tutto sta andando per il meglio quando le due ragazze in realtà ricevono una telefonata dalla zona di Pavia, dove l'ispettrice che è fiorentina, ma la Pavia chiede loro un consiglio. È stata trovata il cadavere di una ragazza sulla sponda del Ticino, siamo tra la Romellina e il Pavese, e questa ragazza è stata uccisa con un modus operandi che richiama quasi in maniera cristallina, speculare, un omicidio su cui Eva e Mara avevano indagato e avevano risolto il caso di dolore e sfuggita. Questa volta però siamo a migliaia di chilometri dalla Sardegna, però loro le mandare foto, queste ispettrici si trovano specularmente sempre di avere dolore e sfuggita di una vittima su cui loro avevano indagato. Quindi è molto strano, non si capisce se loro abbiano fatto male al loro mestiere, quindi hanno lasciato un assassino in libertà, oppure se c'è qualcosa di più. Un imitatore, quindi. Un copycat killer, non lo so, non riescono a capirlo. Quindi per cercare di proteggere queste due ragazze dalla nota mediatica che potrebbe seguire a seguito di questo omicidio, Strega corre a Pavia, lo raggiungeranno dopo qualche giorno e cercano di capire cosa sta accadendo. E a questo punto i due piani vanno ad intrecciarsi. Sì, vanno in passo. E volevo ricollegarmi ad una cosa che hai detto prima, che tra l'altro, se non sbaglio, anche un follower ieri sul post ha notato questa cosa, il collegamento a Laura Palmer. Sì. Non so se c'è fatto caso che è stato sollevato come... Sì, sì. E l'ho trovato davvero geniale. Perché non ci avevo riflettuto, ma c'è qualcosa. Anche Laura Palmer era assolutamente perfetta. Assolutamente, ma guarda, quella serie di voi che ha fatto i Pix
ha segnato l'immaginario collettivo di ogni più generazione. Ed era partito, no? Come giallo verde, cioè la pubblicità, il marketing che diceva chi ha ucciso Laura Palmer. E qua più o meno accade la stessa cosa, perché a differenza dei miei romanzi precedenti, che a me piace molto variare sul genere, quindi alcuni sono un po' più thriller, alcuni più noir, questo invece volevo che fosse un misterino, perché c'è un romanzo giallo, c'è un assassino da trovare, c'è da capire come è andata la faccenda, c'è da risolvere il mistero. Quindi sicuramente Twin Peaks è stata un'ispirazione forte per me. E ho cercato di giocare, così come ha fatto quella serie TV, sul territorio, sull'ambientazione. Ecco, il territorio, questa è una cosa della quale ti volevo parlare. Tu hai dimostrato innanzitutto di avere una conoscenza globale del territorio, proprio italiano. E cioè, veramente viene presentata l'Italia un po' a tutto tondo, io direi, con i dialetti, con determinate caratteristiche, quindi andiamo la Sardegna, Pavia, Galasso, la Lombardia, il Piemonte, un po' tutto. Questa è per una tua conoscenza, ti sei informato dopo, non lo so, perché è particolare e bellissimo. Allora, bellissima domanda, a due dimensioni di risposta. La prima, quella che ha a che fare anche con i dialetti, è il fatto che se ci pensate, ogni commissariato, ogni questura d'Italia è un microcosmo nell'Italia intera. Cioè abbiamo il poliziotto del sud, quello alto tesino, quello lombardo, quello ligure, quello napoletano e così via. Quindi in realtà ogni piccola stazione dei carabinieri, questura, commissariato, si rappresentasse davvero l'Italia intera. Questo è verosimile, perché non mi è capitato, non mi va bene. Quindi a me piaceva molto l'idea di creare una squadra che appunto avesse diverse origini a livello territoriale. C'è Pamar che è Veneto, Ferrarai che è Sarda, Croce che è milanese, la Svedia, Clara Pontecorvo che è di Firenze. Questo un po' mi permetteva tanto di giocare con i miei lettori, ognuno si poteva identificare. Sì. Quello che magari era più simile a lui o a lei, e più potevo giocare sui dialetti, roba di cui sono innamorato. I dialetti nei dialoghi definiscono un personaggio, quando parla una persona istintivamente perché è arrabbiato, perché viene proprio di pancia una cosa, tendenzialmente lo dice in dialetto o nella sua lingua regionale. Quindi quello che caratterizza tantissimo i personaggi mi rende subito lì agli occhi dei lettori, e quindi ho cercato di preservare la lingua o regionale o il dialetto dei miei personaggi, perché dava un sapore diverso alla storia. Per quanto riguarda invece i territori che vado a toccare nei miei romanzi, quasi sempre il nuovo, a volte sono stato più su Milano, a volte più sulla Sardegna, a volte nel romanzo scorso c'è un po' di Bologna, per dire, però io cerco sempre di cambiare, perché sono una persona che si annoia molto nel fare le stesse cose, e se mi annoio io credo che matematicamente si annoierà anche il mio lettore. Quindi cerco di sapere nuove sfide, nuove variazioni sul tuo genere, thriller, su giallo, e cerco anche sempre nuove ambientazioni. Ora, al di là di questo, il tutto è partito da Carrasco. Ecco, da Carrasco. Ovviamente io ho fatto subito un'associazione di cronaca, ma penso che questo sia capitato ad ogni lettore. È stata una scelta pensata, casuale, questo te lo devo proprio chiedere, perché Carrasco? Allora, è stata una scelta al 100% consapevole, perché al di là del giallo, di intrattenimento, della storia, del dramma, polizia senza sé, la riflessione che io volevo fare è questa: io volevo raccontare delle città di provincia, piccole, che spesso balzano agli orrori della cronaca perché vi avvengono dei delitti molto cruenti: Cogne, Elba, Lasco, Perugia, e in mezzo a tanto. E volevo raccontare il dopo, cioè solitamente queste città vengono assediate dai media, dai giornalisti, dalla stampa che lucra molto sul delitto, a volte sta mesi e mesi a parlare, riparlare, ritaggare dettagli anche soldi sui delitti.
Ecco, io mi sono domandato, ok, però cosa accade dopo, quando le telecamere si spengono, quando i giornalisti vanno via? Come sopravvivono le persone con quella una ventosa attorno a loro? E quindi ho voluto raccontare Carlasco. Carlasco che ripiomba d'improvviso nella stessa industria necrofila dello spettacolo, perché muore una ragazza che era di Carlasco. I giornali iniziano a chiamarla l'angelo di Carlasco in virtù del suo essere così perfetto, così angelica, apparentemente. Quindi era questa in realtà, Barbara, che volevo raccontare a Lina del Giallo, come queste città cambiano, vengono anche trasformate dal delitto, si crea un'economia parallela, per esempio, che ha a che fare con l'ospitale, quindi ristoranti, bar, alberghi che vivono della notorietà che il paese ha a seguito del delitto, per non parlare poi del turismo, del bar, proprio un tour nella casa del delitto, come avvenuto a Cogna, per esempio. Quindi mi piaceva l'idea di confrontarmi con un racconto di questo tipo. E un'altra cosa ti volevo chiedere, sulla quale ho riflettuto, in realtà dopo un po', 13 ai canti del male, abbiamo detto 13, almeno come progetto iniziale, la settima luna è il quarto, e i numeri. Hai pensato a non lo so, ad un potere di tipo numerologico? Hai pensato di, non lo so, che avessero un senso questi numeri? E se c'è un riferimento dantesco e ai sette peccati capitali? Allora, no, però ho pensato molto ai numeri, perché quando avevo progettato la serie, il numero 13 richiamava tante cose che mi facevano gioco, quindi non era un numero buttato lì a caso. Ti ho pensato. E in più, per la storia, per il percorso che avevo deciso di far fare al personaggio, ho capito che più o meno era quello il numero di episodi che mi permettevano di raccontare il suo percorso nel male. I canti del male racconta la lotta di un personaggio che è buono, come strega, che vivendo a contatto con il male un po' viene espulsato, cioè che quasi è come se il male cercasse di corromperlo e lui resiste, no? un romanzo. Quindi era una serie che sui 13 capitoli ci stava bene, ci stava da Dio. La settima luna, che è il titolo di questa storia invece, è ispirata a una canzone, il verso di una canzone, l'ultima luna di Dante. Io sono solito citare titoli di canzoni nei miei romanzi, Lo stupore della notte, L'appuntamento, Per sempre, che è una bellissima canzone di Minazzi. Qua sono tornato invece su Dalla. L'ultima luna, peraltro, è una canzone molto particolare, molto onirica, mi piacevano quelle atmosfere. Il vero però significato del titolo lo si capisce a un certo punto della storia, ma non ve lo dico. Sì, e pensavo. Niente, scuola. L'acqua. La luna sono tanti elementi femminili che richiamano un femminile potente. Giustissimo. L'acqua e la luna richiamano molto il romanzo a cui è legato questo, sebbene siano indipendenti e si possano leggere autonomamente. Però nell'isola delle anime, che è un po' il capofila di questa serie con Ella e Mara, si parlava tanto di luna, si parlava tanto di acqua, si parlava tanto di Dea Madre Mediterranea, quindi sicuramente c'è questo legame tra la luna, l'acqua, la vittima, ripeto, viene trovata sulle sponde del Ticino, quindi in un fiume, nel bel mezzo di un fiume, e in qualche modo il culto della Dea Madre che ritorna. Di più non mi ricordo di voler dire, no. Ok, la sorellanza è un tema che io, per mia, una cosa mia personale, amo sempre in maniera particolare. E tu ci racconti un po' anche la disfunzionalità della famiglia e ci parli della sorellanza. C'è questo doppio, Terry e Alice, e anche Mara ed Eva in un certo senso. Io ho fatto il collegamento al doppio e a questa sorellanza e anche alla famiglia che strega cerca di ricostruire attraverso l'amicizia, per esempio. La famiglia, quanto noi riusciamo ad avere una famiglia per scelta che davvero ci accolga, quanto strega ci prova e quanto ci riesce?
bellissima domanda, perché effettivamente sono speculari le due sorelle, le due protagoniste della storia, quindi la vittima, Teresa Poletto, e Alice, che è la sorella, che cerca tutti così di convincere i poliziotti a indagare sulla sua sparizione. Poi si capirà in pagina, un certo numero di pagine, che in realtà è un bel giallo, non vi svelo nulla da questo punto di vista. Però quella sorellanza richiama molto il rapporto che si sta creando tra Eva e Mara, due donne diversissime, due ragazze molto diverse, ma che romanzo dopo romanzo iniziano a nutrire questo rapporto di sorellanza. Quindi mi piacerà tantissimo, sì, dall'Isola delle Anime, esplorare l'amicizia femminile, che segue dinamiche, segue traiettorie e simmetrie molto diverse da quelle maschile. Questo era fondante, sì, dal primo romanzo. Sapevo che sarebbe stato un po' l'elemento cardine nei loro legami, e il fatto che pian piano da nemiche iniziassero a diventare non solo amiche, ma anche complementari a livello professionale, è qualcosa che ti piacerà tanto. L'attitudine di Strega, invece, a cercare a tutti i costi, lui che non ha una famiglia, a cercarla in ambito professionale, in ambito lavorativo, ecco, è una buona cosa per noi di sicuro, perché lui, grazie a queste ragazze, ha trovato un equilibrio, è stato salvato, forse a livello psicologico. Però non so quanto sia buono a livello psicologico cercare a tutti i costi di crearsi una famiglia disfunzionale, no? Come la chiamano gli esperti di psicologia, perché è comunque un atto egoistico, o perlomeno da parte sua lo è. Non è un legame sano, non è un legame sano, perché lui lo fa in maniera egoistica, sa che quelle due ragazze lo fanno stare bene e quindi la vuole sempre vicino a sé. Però la sta creando fraintendimenti, tra l'altro. Creando fraintendimenti, linee di frattura. Quindi per ora regge, però chissà nel prossimo romanzo se reggerà ancora. Anche perché questo equilibrio è stato rotto dall'arrivo di Clara. Sì, e tra l'altro mi ha fatto pensare a questo. Anche là c'è comunque una specularità, potremmo dire. Anche lei è vittima di un'apparenza che comunque non le corrisponde. Lei ha una, diciamo, il suo aspetto purtroppo condiziona moltissimo le persone che la incontrano. Certo. E la stessa cosa potremmo dire anche di Strega. Cioè, comunque ogni personaggio sembra diverso da ciò che è realmente. Quindi quanto noi davvero riusciamo a trasmettere di ciò che siamo e quanto siamo vittime praticamente dell'etichetta che ci viene affibbiata in base al nostro aspetto, in base al nostro, non so, lavoro. Bellissima anche questa intuizione. Forse, allora, sono tutte persone, sono dei corpi estranei nella società e soprattutto nel dipartimento di polizia. Questo forse rende la loro affinità identità più immediata, più veloce, per quello che vanno così da fronte, per quello che si creano subito delle sinergie tra di loro, perché sono tutti diversi. Partiamo da Clara. Clara, quando lavora con questa ispettrice toscana della sua famiglia, ha un problema. È alta quasi 2 metri, e non è soltanto alta 2 metri, è anche fisicamente molto imponente. Quindi ha una muscolatura da guerriera vichinga, come dice Barbara. Ovviamente, soprattutto per una donna, un'altezza così spropositata condiziona la tua vita. La minigonna non so nemmeno cos'è. Se mettesse i tacchi arriverebbe a 2012, quindi meglio non mettere. Insomma, ci sono tutta una serie di problematiche legate alla sua altezza, non ultima il fatto che non riesce a trovare un uomo alla propria altezza. Sì. Questo caso è davvero letterale, infatti. Però al di là di questo, è proprio, si sente diversa, perché le persone la guardano con occhi quasi spaventati, con sospetto, uomini soprattutto. Sì. Quindi è come se avesse un'etica, è come se fosse diversa. Poi lei è un personaggio straordinario, perché è molto ironica, è autoironica, è la prima a scherzare sull'essere una valchiria. Però sicuramente dentro di sé soffre. Certo, infatti cerca relazioni su Tinder, sì. E comunque mi ha fatto ridere moltissimo il messaggio che ha mandato, e doveva mandarlo quel messaggio, quindi effettivamente ha però una difficoltà. E tutto questo però non è il
il problema non è nella persona che può sentire una difficoltà, ma è nell'occhio di chi guarda. Certo, come sempre, no? La società non è pronta, così come non è pronta Strega. Strega è un personaggio sui generis, è un uomo creolo, al pene scura, sua madre era una cantante jazz afroamericana, quindi ha ereditato questa pene scura. E gli altri poliziotti non sono abituati a prendere ordini da un poliziotto di colore. Poi un poliziotto molto particolare, al di là della sua, del colore della sua pelle, professore universitario di criminologia, ha un curriculum più letterario, se vuoi filosofico, quindi è veramente un corpo estraneo nella polizia, e questo lo rende veramente molto sonno. Intanto il denominatore comune che accomuna i vari personaggi è proprio la solitudine. Ho pensato anch'io questo, alla solitudine e appunto alle affinità elettive e al ricercare, diciamo, una strada che porti ad un'accoglienza. Sono tutti, assolutamente tutti, personaggi che hanno bisogno di sentirsi accolti. Quanto è difficile adesso, perché è un tema estremamente attuale, c'è tantissima solitudine, quindi ad esempio i social, tante cose, insomma, Clara con Tinder, effettivamente sono tutti personaggi soli, che cercano, che cosa cercano alla fine? L'accoglienza. Secondo me cercano un po' di calore, un po' di pace anche. Sono personaggi fratturati, quindi quasi tutti vengono fuori da molte situazioni familiari, a parte Clara. Lei è giovane, cioè molto giovane, ha 34 anni, gli altri sono un po' più, hanno una decina d'anni in più. Quindi sono quarantenni che vengono fuori da brutte situazioni familiari, divorzi, strega. E non riescono però a rifarsi una vita, che è un po' un tema, ahimè, molto. Ecco, e questo di strega, strega non lo si può non amare, diciamo questo. Ha un'impulsività incredibile, ha questo gioco di ombre e di luci nella sua natura, che sono davvero potenti, arrivano tutte. Lui viene da una realtà familiare molto difficile, e un divorzio bruttissimo, ma non riesce ad aprirsi, perché è un poliziotto strano, come ti dicevo, che quando lavora si fa carico del dolore delle vittime, cioè prende tutti i casi sul personale. Questa è la cosa più sbagliata. Estremamente empatico, sì. Era una cosa veramente bellissima. Mi pare di capire che faccia l'insegnante. Sì, sono l'insegnante. Ecco, mestiere. Ecco, anche per un insegnante che è tentato, no, farsi sempre carico dei problemi dei ragazzi, però alla lunga rischi burnout, perché fatti carico delle ansie anche altrui, alla fine le tue spalle sono sempre quelle, possono reggere il tuo peso, il peso dei tuoi problemi, il peso dei problemi della tua famiglia, ma accumulare problemi su problemi può essere devastante. Lui è un personaggio che ha andato in burnout, quindi questo giocare con le ombre l'ha fatto troppo spesso. E questo ha decretato la fine del suo matrimonio, ma soprattutto gli ha comportato questo strano canto degli innocenti che lui sente dalla sua mente, cioè è ossessionato dalle vittime. E quindi convivere con lui significherebbe convivere anche con le sue vittime, con i suoi demoni, con i suoi fantasmi. E sa bene che vivere così, con una persona così, è brutto, e quindi cerca di stare solo. Adesso però che ha conosciuto queste due ragazze, lentamente si sta riaprendo un po' agli altri nel mondo, è tentato di farlo, di riaprirsi appunto al 100%. E poi alla fine ognuno è vittima comunque di un passato che lo tormenta chiunque, e di fantasmi che possono appunto tormentare. Trovo che lui sia davvero demotivato a livello affettivo, ecco, questo sì. Ora c'è un'apertura, però globalmente c'è un blocco, potremmo dire così? Un blocco che è emotivo? Sempre di roba, sì. Non si arrende, sì, non quello si arrende. Sì. No, è salda, quindi penso che ci vorranno almeno un'ottantina d'anni prima che si arrende. È molto determinata, è molto decisa. Sì, però anche lei coglie che c'è qualcosa che non va, è un uomo che non parla mai di
di se stesso, quindi nessuno dei suoi colleghi sa effettivamente cosa gli sia capitato, cosa sia successo. Questo lo rende molto più simile a livello caratteriale alla croce, sì, che hanno vissuto, non vorrei dire simile al suo, però sono tanti punti in comune. Però queste ragazze, come ti dicevo prima, hanno portato a tanta luminosità nella sua vita, così come Clara, sì, che porta a tanta leggerezza in questa squadra. Quindi è un uomo, come accade sempre nella vita, letteralmente salvato dalle donne con cui lavorare. Ed è anche questa una tematica che volevo affrontare. Le donne vengono presentate assolutamente al meglio e con tutti, diciamo, gli aspetti anche al femminile di ombre e di luci. Quindi comunque la tematica del femminile io l'ho trovata molto presente, l'amicizia, la sorellanza, le colleghe. E una cosa che ti volevo domandare, ad un certo punto del libro tu citi Cime Tempestose, uno dei miei classici del cuore tra l'altro, una citazione bellissima dove tu ironizzi che non è conosciuto, insomma. Forse è l'unica cosa reale che mi è capitata. Assolutamente posso capirlo. Sì. E mi chiedevo, immagino quindi tu abbia una conoscenza dei classici, un amore dei classici, tu facevi il libretto. Io facevo il libretto. Ok, sì, sono informata bene allora. Mi chiedevo quanto la conoscenza dei classici possa aiutare anche, ecco, la stesura di un giallo, perché no? Quanto è utile comunque ora conoscere i classici? Donne. In un momento in cui il classico è in crisi. Certo. Io credo che intere generazioni, quelle dei nostri genitori, quelle dei nostri nonni, hanno costruito la propria educazione sentimentale, emozionale, a volte anche etica, sui romanzi, sulla letteratura. Quindi leggere i classici è fondamentale per avere gli strumenti adatti per affrontare la vita, strumenti di tipo sentimentale, etico, morale. Come diceva Eco, il libro che tu leggi è una vita in più che vivi, è un'esperienza in più che fai, che non tu più leggi, più libri leggi, più sei pronto alla vita, più sai come affrontare la vita. Uno dei problemi, secondo me, delle nuove generazioni è che non hanno un'educazione sentimentale, che prima magari avveniva attraverso alcuni romanzi, alcuni classici, io direi che è fondamentale per uno scrittore, poi ne parliamo, io non potrei affrontare con i polsi che non tremano la scrittura di un libro se non avessi su di me un amore di lettura sufficiente ad affrontare la paura della pagina bianca. Viviamo tutti all'opera di ciò preceduti, quindi credo che, non dico tutti, perché leggere tutti i classici sarebbe impossibile, per una buona percentuale vada letta assolutamente, anche per capire banalmente come funziona una storia, i meccanismi di una storia, qual è il bilanciamento perfetto tra trama e stile letterario e impronta letteraria. Sono tutte cose che puoi capire e imparare solo dai più grandi, da chi l'ha fatto prima di te. Poi sai, in letteratura non, l'originalità non esiste perché tutto è già stato scritto, da solo l'Antico Testamento ha fatto fuori il 90% delle storie raccontabili, Shakespeare ha fatto fuori quel 10% che era rimasto, e poi tutti i maestri che sono venuti dopo hanno reso ancora più armonico, ancora più elegante per raccontare queste storie. Quindi noi possiamo soltanto provare a riraccontare queste storie in chiave moderna. Per esempio, tu ti sei concentrato sul tema della sorellanza, dell'amicizia femminile, no? Quante volte è stato trattato in letteratura? Tantissime volte. Però non è stato trattato magari nella città di Garlasco, in un'atmosfera delittuosa, con l'eco dell'omicidio, di un omicidio mediatico eclatante. Ma qui possiamo soltanto riaggiornare alcune tematiche ai giorni nostri. Quindi, diciamo che ogni sfumatura però di una tematica importante fa la differenza, perché poi alla fine la tematica della sorellanza, con tutte queste sfaccettature diverse che affronti anche tu, in quel modo non l'avevo letta mai, come certo, in un altro libro non l'hai letta mai, quindi è sempre nuovo, è l'autore che lo rende nuovo. Guarda, facciamo così credo che ci capiamo al volo.
le note musicali sono 12, ok? Le melodie potenzialmente, certo, così creabili sono infinite. Quante canzoni con 12 note sono state create? Tantissime. Per le 12 note intendo anche i diesis, no? Le note, bemolle e diesis. In letteratura è uguale, tu hai, sono più di 12, quei classici sono, te li devi conoscere, sì, che hanno affrontato determinati temi, tematiche, che hanno affrontato dei traumi, che hanno creato dei personaggi che sono diventati degli archetipi letterari. Tre classici che secondo te sono indispensabili? Poi, questa è una domanda che poi mi porterà il professor Albergo con il mio cimicio a frustarmi perché ne avrò dimenticato tantissimo. Allora, facciamo così, io ti dico tre classici che devi leggere assolutamente se vuoi raccontare, se vuoi scrivere un giorno. Ok. Così? Sì, allora, Lady Borre, perché il primo giallo investigativo, il primo noir forse della letteratura, Delitto e Castigo, perché sì, fa quella cosa di cui ti parlavo prima, un equilibrio perfetto, un ottimo perfetto tra impronta letteraria, stile, profondità letteraria, introspezione incredibile, esatto, e però e poi forse Dracula, perché lì capisci veramente come creare l'atmosfera. Concordo, veramente Dracula di Bram Stoker è davvero il, non lo so, uno dei classici codici. Poi se hai fretta e vuoi mettere tutti assieme, allora consiglio il Conte di Montecristo, che è la che meraviglia, concordo assolutamente. E anche un'altra cosa mi faccia pensare a proposito dei classici, tu parli tanto di ombre e di luce e mi ha fatto tanto pensare ad Anna Karenina, perché parla tanto di questo aspetto, di questa ambivalenza che ognuno voglia, e Strega è tanto così, c'è tanto questa, quindi non solo ho trovato il riferimento a Cimetre Tessose ma anche Tolstoi, ecco, io ho trovato tante cose nel tuo libro. Guarda, ogni libro che tu scrivi in realtà è quasi un'occasione per liberarti, come se fossi infestato dagli spiriti, come se lo scrittore fosse una casa infestata dagli spiriti, sì, perché quando tu scrivi il libro lascia andare parecchi fantasmi, questi fantasmi in realtà sono tutti i libri che hai letto, quindi in realtà quando una persona scrive consciamente o inconsciamente omaggia tutti gli scrittori che l'hanno segnato, che ha amato, lo fa, è proprio naturale, credo che si scriva per questo, per liberarsi di tutti i libri che tu hai letto, ed è giusto che sia così, è bellissimo che sia così, io non potrei scrivere se non avessi letto tutti i libri che ho letto, quindi è naturale che poi si trovino delle ispirazioni, delle influenze, a volte anche delle similarità, è naturale. Come ti ho detto prima, l'originalità in letteratura non esiste, esiste una ricombinazione, sì, di letture, di ispirazioni, di tematiche, quindi sicuramente, poi sai, luce e ombra, che dal mio punto di vista rappresentano anche bene e male. Sì, assolutamente. Io, su questo io credo che tutti i libri, di qualsiasi genere letterario, dal fantasy al romanzo sentimentale, al romanzo bianco, al romanzo psicologico, ai gialli, parlino sempre di bene e male, della lotta tra bene e male, che è sempre un qualcosa di intimo, di profondo. È anche inevitabile che una persona, barra personaggio, abbia comunque una parte di elemento di luce appunto e di ombra. Sarebbe impossibile essere solo luce, credo, no? Sì, o sarebbe noioso. Sarebbe sicuramente noioso, no? Quindi siamo tutti un po' in continuo. Sfumare tra questi due colori, tra, sì, queste due, sì. Quando smetti di scrivere un libro come ad esempio questo, dopo riesci a distaccarti completamente dal personaggio, dall'atmosfera? Questa è stata un'atmosfera densa, fangosa, come ne sei uscito? Wow, bellissima domanda. Dei personaggi non ci esci mai facilmente, perché ci passi talmente tanto tempo assieme
che un po' ti rimangono, non che ti rimangono dentro perché sembra una roba da dire durante le presentazioni, no, continui a vedere il mondo con il loro punto di vista, perché è quello che ti devi allenare a fare. Quando una persona scrive, ha lo stesso metodo di lavoro di un attore, tu entri in parte, inizi a guardare il mondo come lo guarderebbe il tuo personaggio. Quindi chiaramente se hai un personaggio come Strega, no? Che, o come Eva, come Mare, che sono centrali nella storia, ci passi mesi, a volte anni insieme, poi quando guardi la realtà dici ok, ma questa cosa come la vedrebbe Strega? Oppure come la vedrebbe Mara, no? Quindi chiaramente quello ci vuole un po' di più, ma lo so parlare. I territori forse un po' più semplici, a meno che tu non sia estremamente legato al territorio come lo sono io con la Sardegna, no? Allora lì è possibile che è impossibile recidere i legami, recidere il cordone umbilicale che ti lega la tua terra, soprattutto se sei isola. Però come lo affronto? La fine di un romanzo lo affronto sempre con lo slancio, perché mi sto già proiettando nella storia che dovrò scrivere. Pensavo proprio questo, hai già, ora è appena finito questo, ok, però sei già proiettato sulla prossima. Di brutto, ma da sì. Sì. Non mi capitava da anni, però come l'ho chiuso ho detto, porca miseria, devo subito scrivere la prossima, se non ci fosse il tour sarei già lì. Quindi c'è già, diciamo, una struttura in te dell'evoluzione del personaggio, perché poi l'evoluzione si sente, si percepisce molto forte. Già è chiara o verrà strada facendo? Guarda, ripeto, non mi capita spesso, nel senso, quando ho scritto un colpo al cuore, ero stanco, voglia di lasciare passare dei mesi, perché eravamo anche in pieno lockdown, mi avevamo usurato per un mese. L'isola delle anime non ne parliamo, perché lì parlavo della mia terra, era stato molto complesso, però di questo non mi era mai capitato di avere subito l'idea che stavo già architettando da un po', che avessi la chiamata di personaggi, cioè tutti tornavano e sembravano essere perfetti per quella storia lì. E la storia andava di pari passo alla loro evoluzione psicologica, ok? Alla simmetria che si stava creando all'interno della scuola. È una storia, la prossima, che sarà ambientata molto di più in Sardegna, in qualche particolare della mia città. È una storia dove torna Clara ed è perfetto il fatto che lei ci sia in quella storia qui, perché poi lei è una che ama anche umiliare gli uomini dal punto di vista fisico, prende i colleghi a scappellotti sulla testa, le spintona, e in questa storia ci sarà bisogno di tutta la sua fisicità. Quindi a volte va così, guarda. Magari chiudi il romanzo, non hai visto per 3 mesi, a volte invece lo chiudi e vorresti continuare subito. Bellissimo, vuol dire che c'è davvero tanto tanto ancora da dire. Poi un'altra tematica, che in un certo senso io penso che sia emersa, anche se posso dire poco, rischio spoiler, la manipolazione. È un tema fortemente attuale in psicologia, il narcisismo, legami tossici, eccetera. Diciamo che in questo caso c'è effettivamente una vera e propria manipolazione, diciamo così, in senso generico, che porta un essere umano a compiere determinate cose per... fine. Sì. E il fine è sempre quello dell'apparenza. Penso a un magistrato, si chiama Ettore Leone, che è presente in questa storia, perché ha detto... colpo al cuore è un personaggio molto simile al buon Aro Conti, solo che lui fa il magistrato, quindi potenzialmente i danni che può arrecare sono molto più ingenti. Il romanzo, dato che è una delle tematiche, appunto l'apparenza, la famiglia, è strettamente legato, come dici tu, al narcisismo, perché alla fine pur di apparire diventi narcisista. La nostra è una società molto strana, molto crudele, perché se tu non appari in questa società non esisti, e se non esisti non ci sei, non vieni percepito come una persona reale che vive, no? Quindi molte persone fanno di tutto pur di apparire, arrivando al paradosso, arrivando a umiliarsi a volte. Questo fa sì che è molto più probabile che, dato che vuoi apparire così tanto, tu possa essere manipolato, circuito, plagiato. Quindi quello è un altro dei temi della storia,
si parla molto della, per esempio, di media, come trasmissioni televisive, quelle un po' più trash, sfruttano questi casi di cronaca, sfruttano una vicenda un po' la Teresa Poletto per cavarci, per giocarci, per fare più audience, ovviamente. Questa volta Don, quel personaggio di cui vi parlavo prima, Luana Rubiconti, continua a fare quello che ha sempre fatto, però l'indagine è molto delicata, perché ci sono delle vittime da rispettare, c'è una famiglia che vorrebbe appunto salutare la figlia e non può farlo perché c'è circondata dai media, c'è circondata da questo magistrato che non ha nessuna remora nell'andare, nello scavare anche nel più torbido, anzi sì. Più forse sì, più dettagli anche saltano sì. Fuori, meglio è per lui, così può surfare sulla popolarità. Però diciamo che i personaggi a loro modo li dobbiamo insomma però una cosa volevo dire, che comunque i personaggi almeno la maggior parte tendono davvero a lottare per l'autenticità. Questo secondo me emerge fortissimo, nonostante tutto, nonostante l'apparenza, si lotta ancora, e quindi è un messaggio positivo, e volevo chiudere con questo pensiero. Spero di sì, perché ho cercato di raccontare una storia che appunto al di là del diritto in sé fosse una storia luminosa per i personaggi, diciamo, una storia con tanta ironia, c'è tanta leggerezza. Mi ricordo che ho un altro scritto terminato quando era appena scoppiata la guerra, quindi volevo veramente che fosse una lettura di evasione, che portasse i miei lettori in un luogo più luminoso, più tranquillo, dove potessero ridere, farsi una risata con i personaggi, ma soprattutto potessero sentirsi parte di questa famiglia allargata, non si strega delle sue colleghe. E è la cosa più bella, credo, nei romanzi seriali, con personaggi seriali, fare queste riunioni tra lettori e personaggi. È una cosa che dà tanta luce, tanta luminosità. Grazie mille per questo romanzo, davvero bellissimo. Ecco, quello pensavo, se qualcuno vuole fare delle domande. Certo, mi è piaciuto molto il romanzo e l'ho trovato più leggero degli altri, è vero. Però volevo sapere una cosa, di queste tradizioni nuragiche, tipiche, quanto c'è ancora in Sardegna? Quanto si trovano ancora? Quanto vengono seguite? Se pochissimo, in realtà, pochissimo. Tenete conto che la civiltà nuragica non conosceva apparentemente la scrittura, nel senso non sono state trovate steli dove si capisse o si potesse dedurre che i nuragici conoscevano la scrittura. Quindi la trasmissione del loro sapere è sempre stata orale. Ci sono tanti misteri su questa cultura, perché nel bacino del Mediterraneo come se fosse sparita da un momento all'altro, tant'è che tanti studiosi ritengono che sia stata una civiltà spazzata via da un tsunami, che ha creato poi la piana, una piana che è quella di Seri, per esempio, famosa in Sardegna, quindi che abbia cambiato anche la morfologia del territorio. In virtù di questo non c'è stato un passaggio culturale con le poi culture successive. Quindi in realtà mi verrebbe da dire che molte delle tradizioni nuragiche sono morte con loro. È rimasto per un po' il culto dei pozzi sacri, della divinità acquatica. All'inizio la divinità era femminile, però una divinità lunare. Era una divinità legata alla mia madre mediterranea. Poi, con il sincretismo religioso, come sono arrivate le altre culture, si è passati a una divinità maschile, quella del toro e del sole, e da lì è cambiato un po' tutto. Quindi ahimè credo che quella cultura molto sia morta proprio con la sparizione misteriosa dei nuragici. Torna poi da studia, perché noi abbiamo un sacco di murali, abbiamo un sacco di pozzi sacri, di menhir, dove dei giganti, per esempio, dopo Stegianas, e ancora ci sono tanti misteri su questa archeologia così particolare, così strana. Quindi l'isola delle anime per me è stato anche un modo per cercare di riappropriarmi più possibile di queste tradizioni e leggende.
Ciao Pierdotto, ciao, ci rivediamo. Io volevo farti una domanda, che avevo fatto l'altro incontro a Roma, ripeto insomma quello che mi piace sempre nei tuoi romanzi, che sono le tracce musicali. Anche qui troveremo insomma varie tracce musicali che mi posso mettere in schietta mentre leggo, e quindi insomma mi immergo nell'atmosfera che tu hai voluto insomma creare con la musica, che ci saranno. Di certo, perché io quando inizio un romanzo, devi sapere che come mi arriva l'idea, diciamo, per la storia inizio a strutturare l'idea, subito creo subito una sorta di percorso musicale, cioè delle canzoni che senz'altro verranno citate all'interno della storia, e poi scelgo delle canzoni in base ai gusti musicali dei personaggi, perché la musica, così come il dialetto, va a definire i personaggi. Cioè, se io ti dico che Strega ascolta jazz e blues, tu già ti fai un'idea. Se ti dico che Baby Babar, che questo personaggio è molto ironico, molto leggero, ascolta i Bee Gees, ti fai subito un'idea, per di più di Babar anche. Quindi sì, creo sempre dei percorsi musicali, troverai tante citazioni musicali. C'è anche un altro motivo in realtà. Io credo che determinate corde della vita umana, quelle più intime, quelle più profonde, possano essere pizzicate, toccate solo dalla musica. Per quanto uno possa essere bravo come scrittore, possa giocare con le parole, arriva il punto in cui oltre non puoi andare. Quando io come scrittore mi rendo conto che arrivo a quel punto, che sono arrivato al limite, solitamente lì inserisco una citazione musicale, perché la musica mi permette di fare quei 100 metri in più che io non riuscirei a fare con la scrittura. Quindi regala al lettore che volesse come te ascoltare quella canzone, regala un'emozione che io con le parole non riuscirei a descrivere, perché è troppo profonda, perché è troppo legata al ricordo magari specifico di quella canzone. Pensavo ad una cosa a proposito di questo, ma inserire una playlist con il perché secondo me non sarebbe affatto male, perché ho notato che insomma quando è capitato i lettori adorano questa cosa, non ricordo come si chiama, però che inquadri e ti compare la playlist, che non so, su Spotify ad esempio, secondo me sarebbe perfetto per i tuoi libri. Allora, posso suggerirlo? No, sì, in passato è stato anche fatto, cioè alcuni dei miei libri li trovate su Spotify, è proprio la colonna sonora delle canzoni che io vado a citare. In questo non c'è ancora, però come per questo è raggiunto alla, non so, sì, no, è bello, perché citare le canzoni, solitamente i lettori si comportano in due modi. C'è quello curioso, che per me è un attimo con Spotify o con YouTube cercare la canzone e la sconti mentre legge, ed è bellissimo. Oppure c'è quello che vede la musica, non gliela frega niente e va oltre, e va bene così, nel senso che scrivere soltanto il titolo di una canzone non è che vada a stravolgere il ritmo di una scena o di un pezzo, quindi va bene così. Va bene. Io ad esempio ho apprezzato tantissimo Sacrifice, che tu hai citato, di Anouk, che trovo bellissima e assolutamente pertinente, davvero quella scena era proprio la colonna sonora perfetta. E per quello che ti dico, che le canzoni le cerco all'inizio, perché le canzoni evocano un'atmosfera. E io devo capire sì dall'inizio che tipo di atmosfera voglio evocare. La musica da questo punto di vista mi aiuta e mi allena. Ci sono altre domande? Ciao, io sono Giulia, sono di Roma. Spendo una piccola parola, volevo iniziare da poco, su quello che all'inizio sembra l'assassino, cioè dei nomi nelle prime pagine, che come tutti ha comunque una storia, mi sembra di capire, molto dolorosa, personale, una storia personale di estrema violenza, un bambino che viene gettato a dormire nelle stalle, nelle tane. No, effettivamente questo è delle primissime cose, siamo nelle prime 10 nelle prime 10, quindi voglio dire, anche qui c'è una forma comunque di pietà, in un certo senso, almeno così mi sembra, poi non so perché sono arrivata certo. A queste pagine, o mi sbaglio. No, è così. Allora, io
odio i romanzi dove le scrittrici, lo scrittore prendono troppo le parti di un personaggio o di un altro, addirittura giudicano i personaggi. Io non posso giudicare i personaggi, devo raccontarli con pari dignità tutti quanti, quelli buoni, quelli cattivi, quelli che si considerano buoni, quelli che si considerano cattivi. Sta poi al lettore operare una scelta, capire se effettivamente la bussola morale punta verso l'uno o verso l'altro, ma io non posso farlo, sarebbe toccare il gioco. Quindi cerco di raccontare sempre i personaggi e la storia così come mi viene. Nel caso di questo personaggio, che è il mestiere fa il falcaro, quindi nel romanzo viene chiamato il falcaro per molti capitoli, lì ho voluto raccontare una cosa diversa, ovvero la predestinazione al male, cioè quanto l'ambiente in cui nasci, in cui cresci, quanto l'ambiente familiare, quanto la cultura o l'assenza di cultura possano predestinare una persona al bene o al male. Nel caso di questo ragazzo, al male, perché viene fuori da una bruttissima situazione familiare, il nonno si è trovato in casa e non lo voleva, il nonno faceva una vita agra, era un allevatore, questo bambino era una palla al piede, lo buttava nelle stalle a dormire con le bestie. La domanda che io rivolgo agli lettori, io non posso dare risposte come scrittore, verrei meno al mio ruolo. Io posso sollevare delle domande e saranno poi i lettori a rispondere. La domanda che ho voluto porre ai lettori con quel personaggio è: ma quel ragazzino, quel bambino, aveva altre scelte se non diventare quel personaggio lì? E la domanda che tra l'altro viene poi successiva è: se fosse stato cresciuto in una famiglia fortemente amorevole, sarebbe stato diverso? È un quesito, sarà poi a rispondere. Grazie. Grazie a tutti voi. Ringraziamo per la giornata. Ora vi chiedo di andare a dormire, vi chiedo